No, 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 torna qui, torna qui, torna qui, fermati. Ma perché non mi faccio una riga di cazzi miei? Salve a tutti, io sono Delon Gamer e bentornati su Skybreak. Allora, nello scorso episodio abbiamo finalmente raggiunto questo pericoloso mondo desertico. Siamo riusciti ad addomesticare un ok, quello assolutamente non dovrebbe accadere. È Ostrich. Ostrich, se cortesemente vieni giù. No! Dove minchia stai andando? I bugs. Ma vabbè. Dicevo, siamo riusciti anche ad addomesticare lo Scorpion. Eccolo qua. Dov'è, Ciccio? Dove sei? Eccolo qui. Tutti che si buggano sulle scale. Ma c'è un animale che non sia un imbecille in questo cavolo di gioco? Ma vabbè. E se vi ricordate bene, abbiamo anche praticamente due pezzi sulla mappa che ci servono per le astronavi. Quindi adesso cercheremo di raggiungere il primo, che dovrebbe essere l'arpioncino. E poi vedremo di recuperare anche gli altri. Il vantaggio di avere dalla nostra parte ben tre robot è che siamo molto ben protetti. Ah, ho notato una cosa. Nella sezione ricerca siamo già al 90%, quindi siamo a un passo dalla cura per il virus che a quanto pare sta decimando la razza umana. Quindi, yay! Lo ripeto, siccome molti di voi mi hanno chiesto di prendere il robottone, quello gigantesco, non si può prendere purtroppo, magari. Cioè, se dettessimo in giro con quello lì, saremmo letteralmente invincibili. Ammetto che sono un attimino curioso di vedere in che modo si sviluppano le tempeste in questo mondo desertico. Presumo sia come quella, l'isola dell'altra volta, quella un attimino più paludosa. Quindi avremo come al solito praticamente le trombe d'aria, radar che se ne va a puttane e alla fine la tempesta dei fulmini. Oh mio Dio, mi domando se con l'astronave potremmo pigliarci i fulmini addosso. Sarei anche curioso. Ok, la zona dovrebbe essere questa, però non vedo nulla attorno. Allora, vediamo un po' se il radar ci dice qualcosa. No, non ci dice nulla di che. Abbiamo ancora un bel po' di punti di domanda in quella direzione. Ma effettivamente l'arpione non lo... Sì, il rampino non lo vedo da nessuna parte. Ma c'è... è tipo la... Ma è lassù! Ah no, è lassù, è il nostro deficiente. Cretino, pensavo fossi tipo il rampino. Ma porca di quella porca. Ma non è che mi è spawnato in mezzo alla roccia? Gioco, vuoi farmi partire il peggio porchi veramente? Se me l'hai fatto spawnare in mezzo alla roccia. Ma porca di quella iperpo porca. Merda, non riesco a capire se sia spawnato tipo là sopra. Però non abbiamo altro modo. Poco male, perché c'è un secondo upgrade, che è questo qua del radar. Spero sia sull'isola, quindi dovremo fare una bella corsa alla stazione meteo e da lì ripartire, perché la tempesta sta aumentando di nuovo. Ribadisco che è una bella rottura di scatole. Se lo spawn mi è andato a puttane, questo ci complicherà parecchio. Pratico. Dicevo, parecchio l'esperienza. Ok, abbiamo sbloccato una nuova ricerca di crafting, il siero rinvigorente. Quindi letteralmente siamo a un passo dalla cura, ben più presto di quanto mi sarei immaginato. Cioè, ci manca ancora un mondo ghiacciato e altre tipologie di mondi che ancora non conosco. Oh mio Dio. Ok, vediamo, il prossimo upgrade dovrebbe essere qui. Che io spero che non serva l'astronave per recuperarlo. Io sono andato tranquillo, tranquillo. Mi aspettavo di trovare tipo una cassa o qualcosa. Il radar non dice nulla, però non trovo nulla di che. Ostrich 2, che cazzo ci fai lassù? Di nuovo. Scusate, ragazzi, non potete recuperarmelo voi se è tipo in giro? No. Guarda che devono rompere la minchia per forza. Oh no, hanno rotto i coglioni a un camminatore. Porca di quella iper... Dove va? Le fughe? Madonna, che iper rapido. Ti segno io a rompere le coglioni alla gente. Guarda questo quanto minchia è rapido. Vabbè, dovrebbe andare giù comunque abbastanza in fretta. Fatto sta che non riusciamo a trovare gli upgrade. Si sono un attimino sminchiati con la grafica del gioco. E con il mio culo interamente possibile. Ok, e ci è andato giù, Perfetto, così abbiamo altri oggetti per estrarre i cristalli. Non era previsto, ma li prendiamo molto volentieri. Allora, mi viene il dubbio che probabilmente dobbiamo arrivarci con l'astronave per recuperare quei pezzi. Perché non ti posso addomesticare? Ne voglio 1000.000, non voglio fare un esercito di quei cosi. Oh, tempesta, aiuto, tromba d'aria. Porca di quella porca, ok, fuori dai colli molto in fretta. E ovviamente devo finire nel nido dei nemici. Devo ricordarmi che anche i nostri hanno un'attacca in meno adesso. Veloci, che vi siete già inimicati tre quarti della popolazione locale di stronzi. Merda, che casino, merda, che iper casino. Aiuto, la crespesta sta crescendo molto in fretta. Au, sta già cominciando la tempesta di fulmini. Au, porco. Come fanno a esserci già la tempesta di fulmini a livello 2? È troppo presto. Au. Ok, la situazione sta andando a puttane molto in fretta. Tanto in fretta. Merda, veloci. E questi cosa sono? Attiva lo ionizzatore, fotte sega. Che cavolo sono questi? Au, che cacchio, mi è arrivato un cazzotto, mi ha girato la telecamera. Cosa sei tu? No, uno di questi lo voglio, non so cosa sia, ma lo voglio. Inventario completo. Ho capito che mi attacca a tre quarti della popolazione locale di rompicoglioni. Abbiamo trovato una nuova specie. Cos'è che sei tu?
Wow, questi li voglio, non so cosa faccio, non me ne voglio uno. Però mi servirà un altro slot assolutamente. E che vuol dire una marea di cristalli. Abbiamo trovato anche una nuova cosa eolica di quelle importanti. Sono quelle che il gioco ci segna e che ci fanno progredire parecchio. E voilà, e soprattutto ci danno un microchip molto utile per il nostro personaggio per level upare. Quindi in questo mondo le tempeste di fulmini iniziano considerevolmente prima. Allora, visto che posso andare di sopra a riparare tutta la combricola se la smettono di farsi attaccare dall'intero pianeta, io approfitterei per far fuori un altro camminatore e prendermi un altro coso per estrarre i cristalli. E poi andiamo di sopra a ripararci. Ok, attaccatemi lo stronzone ragazzi, attaccatemi lo stronzone che papino ha bisogno di pezzi metallici per i cristalli. Cioè, guardatelo però che figata, quanto mi piacerebbe averne uno. Ok, e c'è andato giù perfettamente senza troppe rogne. No, beh, c'è tanta gente che deve stracciare la minchia. Ma dimmi te. Prima di andare alla base però posso rischiarmi un attimino. A 101 metri in questa direzione abbiamo qualcosa. In teoria se non becco la solito quantitativo in mano di rompipalle dovremmo riuscire a trovare cose. Vedo cose laggiù in effetti. Ah, è una delle casse di rifornimenti. Ok, sono un attimino guardate, ma non dovrebbero essere un gran problema. Guarda, è anche pieno di turbine eoliche. Molto bene. Ok, mi arrischio un attimino, anche se la nostra squadra non è messa benissimo. Se trovessi un'altra centralina meteo potrei... Au, stronzo! Potrei tentare di riparare i nostri alleati. No, niente, stiamo subendo troppi danni. Ci conviene un attimino fare una sosta alla base. Magari upgradare un attimino Scorpion e Ostrich. E casomai valuto adesso se prendere un nuovo mostro. Ah, la nostra tuta è sporca di sabbia. Carino, immagino che quando raggiungeremo il mondo ghiacciato si sporcherà di ghiaccio. Però dubito che abbiamo abbastanza microchip per level upare il sottoscritto. Solo due, infatti, quindi nulla da fare, peccato. Allora, di sicuro a Scorpion 2 gli buttiamo su di un bel po' la vita. Ecco qua, e un altro po' i danni, molto meglio. Adesso, come più pezzi, non rompere minchia. Allora gli butto su la capacità di rigenerare la vita. Ok, adesso siamo un attimino più aggressivi. Allora, recupererei prima di tutto la sorgente di energia che abbiamo qua vicino, in modo tale da stare molto più tranquilli, almeno con il carburante. Però sono curioso se basti la navetta a tutti gli effetti per poter recuperare quegli upgrade che non siamo riusciti a trovare. Strano, sulla mappa proprio non mi dava nulla. Ecco qua, l'energia l'abbiamo recuperata, aumenta la barretta di papino. Perfetto, e abbiamo anche un microchip, però ce ne servono tanti di più. Guarda che c'è un'altra stazioncina meteo poco più in parte. E devo ancora capire perché diavolo il radar non si sistemi quando giriamo con la navetta. Allora, voglio sbloccare la prossima stazioncina intanto, arrischiamoci un attimino. Wow, ma è un camminatore quello! Guardalo il bastardo come sta imponente la sua guardare la valle. Ma dimmi te, era da questa parte? Gioco, credo di essermi perduto. Ah, eccola là, perfetto. Aspetta, una pianta importante. Questo dovrebbe sbloccarmi un nuovo upgrade. Pianta medicinale, perfetto. Ma non mi ha sbloccato nulla di nuovo. Ancora questi, aspetta che provo a non attaccarli stavolta. Però in teoria voi dovreste essere gli stronzoni che mi danno le cellule di energia che a papino servono per estrarre i cristalli. Vediamo se ho ragione. Cellula di energia, perfetto. Questi sono praticamente gli ostrich del luogo. No, un camminatore di nuovo. Ho visto un missile arrivare. No, alcuni di questi hanno lanciamissile integrato. Figo. Wow, l'antidoto è completato, ricerca. Olè, possiamo tornare sulla terra. No, non c'è la tornare, che sfiga. Ok, faccio profitto per far fuori questo stronzo di Oh mio Dio, ma questo che modello è? È un colore differente. Oh mio Dio, non mi dire che questo è più potente degli altri. Probabilmente ha qualcosa in più, o un lanciarazzi più potente, o che cavolo ne so. Beh, di sicuro fa più danni, dovremmo stare più attenti e buttarlo giù più in fretta. Anche, sta salendo anche la tempesta, dobbiamo darci una mossa. Siamo a un metro dal... a un metro dalla base. Ok, c'è crollato, senza ci sia i problemi. Dammi i pezzi meccanici. No, gioco, non ti buggare che partono i peggio porchi. Pezzi meccanici, ok. Ci mancano solo le cellule di energia e ne abbiamo abbastanza e dovremmo solo ritrovare i cristalli. Che non è sto gran problema perché ne abbiamo trovati abbastanza negli scorsi episodi. Ok, perfetto. Attivata questa dovremmo... Non penso spostare la base, dovrebbe essere una normale centralina metro. Attivati, vai. Perfetto. Quindi possiamo costruirci ben 3 estrattori. Effettivamente ci manca... Sono tutti quelli che ci servono. Se troviamo 3 cristalli possiamo sbloccare anche l'ultima zona di stoccaggio dei robot. Molto bene. Guardalo lui, tranquillo lassù. Mi piacerebbe prenderne uno, giusto per curiosità, per vedere cosa sbloccano questi. Allora, secondo il radar abbiamo qualcosa in quella direzione e neanche tanto distante, quindi direi di continuare a esplorare. Abbiamo salvato e stiamo andando veramente alla grande. La squadra funziona a dovere. Il problema è che ci sono queste zone completamente impervie di montagne.
un'altra base qui, davvero? Strano che le mettano così vicine. E là c'è un segnalatore, il che ci permetterà eventualmente di raggiungere un'ulteriore isola. Oh, molto bene, vieni da papino. Perfetto, perfetto, l'antenna radio è esattamente quella che mi ha fatto bestemmiare come un turco negli scorsi episodi. E stavolta l'abbiamo trovata subito perché non c'erano tante cose a coprirla. Come l'attivo? Come l'attivo? Dimmi che il controllo è vicino. Ciccio, ti levi? Ok, attiva, attivazione in 24 secondi. Ok, wow! Wow, 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 ho sentito un camminatore? Sì, stanno arrivando missili, qualcuno ci sta attaccando di brutto. Aspetta che recupero munizioni. No, sono gli stronzi normali. Se mi fate trovare i cristalli va domestico senza un minimo di rispetto, ma dimmi te. Ok, attivazione in 0 secondi. Ok, dovremmo aver trovato una nuova isola in teoria. Localizzatore attivato, finalmente puoi accedere a una nuova isola. Sì, ma sono appena arrivato su questa, gioco. Volevo prendere gli upgrade prima. Mentre qui abbiamo l'ennesima stazioncina meteo. È uno spawn casuale, le hanno messe tanto vicine stavolta. Attivati e... olle! Mi si è buggato per mezzo secondo. E siamo di nuovo tranquilli. Oh, quanto abbiamo esplorato di questo posto ormai? Vediamo un po'. Non so quanto sia grandina. Aspetta un secondo. Oh mio Dio, adesso ho capito. Lui ti dice che non è qui, è in quest'area. È nell'area bianca. Oh, gli upgrade li dobbiamo trovare. Non sono in un punto esatto. Porco cane, questa non la sapevo. Cioè, abbiamo la cura ma non abbiamo modo di lasciare sto maledettissimo posto. Ma porca di quella iperporca. E vedo un cristallo laggiù per papino subito adesso now. Sono veramente strani. Questi sono delle specie di cavalli. Cosa cavolo siete voi? Ma neanche cavalli, siamo tipo dei drago di Komodo. Ok, non dovrebbero attaccarmi in teoria. Stai buono, fatti i cazzi tuoi. Non capisco perché gli animali mi attaccano senza un minimo di rispetto. Estraiamo questo. Un'altra stazione meteo anche qua. Devo dire che stiamo procedendo abbastanza bene in questo episodio. E abbiamo un altro cristallo, perfetto. Quest'isola è molto più facile di quanto mi sarei immaginato. Beh, soprattutto grazie ai nostri compagni che ci difendono. Se procede così, questa ce la dovremmo esplorare in men che non si dica. Attiviamo anche questa stazioncina e... voilà! Ok, ok, mamma mia che ansia. Allora, secondo il radar, abbiamo praticamente esplorato tutto. O quantomeno non c'è niente nelle immediate vicinanze. Ed ecco qua le prossime isole che abbiamo effettivamente sbloccato. Mi domando se sia quella di ghiaccio. Oh, sarei molto curioso. Però io voglio fare il paraculone e tornare indietro, prendermi i cristalli e sbloccare un altro slot per gli animali. Così quando raggiungiamo la nuova isola possiamo direttamente, chiama la tua nave per papino, perfetto, addomesticare il primo stronzone che troviamo sul luogo. Più che altro è un bel problema per trovare gli upgrade dell'astronave. Questa proprio non me l'aspettavo. Che non so neanche come siano fatte in tutta sincerità. Non so se sono tipo le casse che abbiamo incontrato fino adesso, che quindi li noti lontano un chilometro. Altra cazzata incredibile con questo gioco è non poter richiamare la mappa mentre siete a bordo dell'astronave. Ok che avete il radar attivo, però... no, proprio non riesco ad adocchiarla. Porco cane, probabilmente dovremmo veramente procedere a terra e sperare di finirci in mezzo. Oh, buongiorno tromba d'aria. Oh, 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 ok, 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 meglio levarci dalle palle. Credo che la tromba d'aria, se la pigliamo con l'astronave, ce la distruggerà in un solo colpo. Quindi cerchiamo di tornare alla base spaziale. Che della serie, a questo punto tanto varrebbe dare un'occhiata anche alla nuova isola. Quello che dovevamo trovare l'abbiamo trovato. Ci mancano un attimino di risorse qua e là, ma non mi preoccuperei più di tanto. Sono proprio proprio curioso di vedere la prossima isola, in effetti. Quindi dalla mappa io posso dire di spostarci qua e voilà. Ok, la base si dovrebbe spostare. Sì, ci stiamo lentamente spostando. Immagino che non potremo usare l'astronave intanto che... wow, 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 wow! Ape, ho fatto la cazzata! Aspetta, ho fatto la cazzata! No! Torna qui, fermati! Ma perché non mi faccio una riga di cazzi miei? Ma porca di quella iperporca! Ciao, base! Ma chi è il cretino che... oh, ma porco cazzo, ok. Vediamo di tornare di sotto. Ci sono stazioni di atterraggio dovunque. Ma perché sono un tale imbecille pure io? No, davvero, io... oh, oh! Non posso passare attraverso la barriera di nuvole! Devo ritrovare un punto in cui le nuvole non ci sono. Oh, cazzo, con contorno di controcazzi. Lo so che ho poca energia, non mi stracci la minchia. Il problema è che il gioco non mi fa passare attraverso le nuvole. Oh, oh! Potrebbe essere un piccolo problema. È il bello che mi trovo sopra le stazioni meteo, ma il gioco non mi carica la mappa perché la base è di là. Ti odio, gioco. Au, ok. Decisamente non devo toccare le nuvole. Guarda che adesso mi passa attraverso il bastardo, guarda. E... ma allora sei stronzo. Ah, ragazzi, se vi levate, sta arrivando giù l'ascensore. Se vi levate dalla minchia, ho già fatto la cazzata di turno mi...
Mi è sparito un ostrich. Ah no, c'ha la testa dentro l'ascensore. Testa di minchia, levati che non arrivi. Devo premere la leva, cretino. Ma porca di quella porca. Ok, facciamo veramente tanto tanto finta che non sia successo nulla. Si sono sminchiate le porte. Bene, gioco. Ma che cazzo. Ok, la lucina rossa si è spenta, attiviamo l'ascensore e vediamo dove siamo finiti. Mondo di ghiaccio. Oh, è azzurrino. È azzurrino, sento rumori di freddo. Oh, ma è ghiaccioloso. È tanto tanto ghiaccioloso. E la madonna, tantissimamente ghiaccioloso. Bellarrimo. Oh mio Dio. Sembra di essere su The Long Dark. Solo con i robot che ti salvano il culo in caso di emergenza. Ci sono i cervi. Vabbè, cosa sei tu? Te c'è la faccia strana, mica mi fido io. Aspetta, che ti sparo dalla distanza. Oh mio Dio, questi sono come grandi, grossi e pericolosi. Wow, no, 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 uno di questi lo voglio assolutamente appena riusciamo a trovare due cristalli. Cazzo, il problema è che con le tempeste di neve non si vede una ciolla di nulla. Oh, perfetto. E un ostrich che si è bloccato, perché no? Non sono vittima abbastanza dei bug io. Il problema è che ci sono un sacco di ghiaccio da queste parti, quindi dovremmo stare tanto a te. Cos'è? Ok, grafica di gioco un attimino sminchiata, vabbè, succede. Cos'è? Oh! Da dove mica sei arrivato? Testa di minchia. No che non mi servi più, ho abbastanza pezzi meccanici. Ma dimmi te, già il comitato di benvenuto che deve starciare la minchia. Oh oh, oh oh. E perché no, ci attaccano anche sti cosi che ancora non ho capito che minchia siete. Però vanno giù anche abbastanza in fretta per mia fortuna. No, muorici anche tu, fammi una cortesia. Ok, sono molto più pericolosi. Ripara sta ciolla te. Ok, la zona è molto molto più pericolosa. Porco di quel cane. Ok, direi che forse sarebbe meglio avere una squadra un attimino più potenziata prima di andare in giro a fare il povero coglione. Guarda che ci attaccano di nuovo, guarda che... Ma cosa sono questi pezzi di rinoceronti della minchia? No, no, au, 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 non per la minchia. Porco cane, no, uno di questi lo voglio. È un po' da sfondamento, ma lo voglio. E ok, dovremmo assolutamente come prima cosa cercare di sbloccare un altro degli slot per i robot. E quindi addomesticarci uno di questi perché sembrano veramente delle belle bestiole. Ma per farlo... ciao Bambi! Addio Bambi! Vediamo un attimino se il Bambi mi ci muore malo malo. Ok, ci muore malo malo. E non droppa nulla di che. Beh, il Bambi sembra che ci abbia tipo il LED di Natale, ma vabbè. Il vantaggio è che i Bambi mi dovrebbero dare le cellule d'energia mancanti per fare gli ultimi due estrattori. Uno e due. Perfetto, così adesso li abbiamo tutti. Quindi per il prossimo episodio io vedrò di farvi trovare pronti già i due cristalli che avrò recuperato dalle isole precedenti. E vedremo di addomesticare uno di queste specie di rinoceronti, credo che siano. Devo dire che il mondo del desertico l'abbiamo esplorato abbastanza in fretta. Sicuramente avremmo lasciato un po' di cosine indietro. Però abbiamo anche la cura per il virus completata. Porco di quel cane, non mi aspettavo di completarla così in fretta. Siamo su una nuova isola, mi domando ancora quante ce ne siano. E qui c'è uno degli upgrade per l'astronave che dovremmo trovare il modo di sbloccare. Dovrò farmi dei bei giretti per capire dove sono finiti. Ma io direi che per questo episodio di Skybreak è tutto. Lasciate un mi piace per continuare la serie. Condividete il video su Facebook per aiutare il canale a crescere. E noi ci vedremo in un prossimo episodio. Ora vado a farmi una cioccolata calda che fa un freddo bestia e ho le palle congelate. Ciao ciao!